brucia ancora la provincia di Arezzo. Un grosso incendio si è sviluppato, infatti, venerdì pomeriggio tra Cortone e Castiglion Fiorentino, non lontano dalle località di Falzano e Tavernina Bassa. Le fiamme sarebbero divampate attorno alle 13.45 in un'area boschiva. Al lavoro squadre dei vigili del fuoco, volontari, operai forestali dell'Unione dei Comuni. Per l'operazione di spegnimento del maxirogo sono intervenuti 3 elicotteri della flotta regionale ed è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair della Protezione Civile Nazionale. Un altro rogo, sempre nel pomeriggio di venerdì, è divampato anche a Prato Antico. In fumo un trattore, 2 annessi agricoli ed una porzione di una vigna. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e bonificato la zona. Intanto la Regione Toscana fa sapere che è stato posticipato al 15 settembre prossimo il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. La scadenza prevista dalla normativa regionale sarebbe il 31 agosto. La proroga si è resa necessaria di fronte al perdurare di quest'estate siccitosa, nella quale si mantiene molto elevato il rischio di innesco e propagazione di incendi.